Bentornati su Borghe Intel, io sono Giamma e questo è il setup di Lisboa. Allora, cominciamo subito a preparare il setup di Lisboa, faremo un setup per due giocatori. Stendete la plancia sopra il tavolo, la plancia, vedete, è piuttosto grossa. Prima di cominciare, però, volevo farvi vedere, vedete, questo qua è un foglio che è all'interno della confezione, è presente anche nella confezione base e vi dice che ci sono alcuni elementi che grazie alla campagna Kickstarter sono stati aggiunti anche nella versione retail e sono appunto il mazzo iniziale con le carte A e B, sono la Decress Board, che è quella famosa board che vi dicevo dove metta le carte, quindi questa sarà inclusa per tutti i giocatori, così come quella per i due, l'overlay per i due giocatori. Tutto il resto invece viene con la Kickstarter Edition. Ripeto, non è la Deluxe Edition, è la Kickstarter Edition. Nella Deluxe Edition ci sono anche i soldi in metallo. Quindi, piccola precisazione, dato che avevo detto che la board che conteneva le carte non era presente nella versione retail, invece è presente nella versione retail. Grazie alla campagna che andò molto bene, molti pezzi vennero aggiunti anche nella versione retail. Allora, cominciamo il setup per tipo due giocatori. Allora, prima di tutto consegniamo tutto il materiale del giocatore ad ogni giocatore. Prendiamo la nostra board, dopodiché prendiamo il meeple, che ci servirà per indicare da che nobile intendiamo andare, quindi lo metteremo casualmente in uno dei quattro spazi là in alto, lo mettiamo qua, visto che si vedono, ok. In uno dei quattro spazi ci sono due spazi a destra e due spazi a sinistra, in uno dei quattro spazi casualmente lo mettiamo lì, tanto non conta, perché semplicemente lo dovremo prendere e posizionare sul nobile o sull'azione che vorremmo fare. Quindi questo è il nostro meeple di piazzamento, rappresenta il nostro giocatore. Poi diamo i luogotenenti che andranno messi nella parte qua in basso, dopodiché posizioniamo le casette, le famose casette che vi avevo detto che sono praticamente dei meeple a forma di casetta. Li mettiamo qua nello spazio del giocatore. Dopodiché abbiamo due segnalini personalizzati che sarebbero così nella Standard Edition e così nella Kickstarter o Deluxe Edition. Sono personalizzati, serigrafati. Uno rappresenta il punteggio, questo qua, vedete, questo è il simbolo universale per indicare il punteggio in Lisboa, che è fondamentalmente, vedete, simulato anche dal primo giocatore. Questo qua, o dove vedete quel simbolo qui, equivale a un punteggio in Lisboa. Quindi questo qui andrà sulla track del punteggio e precisamente là in alto, che per ora non vedete, è fuori schermo. E questo qui, che rappresenta una lettera con il simbolo reale, che andrà nella track qui. Della fama. Andrà. E a seconda del giocatore primo o secondo, chi sarà primo o secondo giocatore, partirà 1, 2, 3 o 4. Quindi i primi due giocatori partiranno con lo 0 e con l'1. Poi quattro cubetti che serviranno ad indicare poi quante carte potrò prendere alla fine del gioco, potrò reclamare le mie carte, sono dei Rubble, lui chiama dei Rubble Cube. Dopodiché distribuirò due tessere clericali, sono all'interno di questo sacchetto, sono all'interno, infatti vedete il simbolo della chiesa, sono dei tile, vedete, qualità e modello assomigliano molto ad altri tile che abbiamo visto. Ce ne sono 37, sono all'interno di questo sacchetto e il giocatore all'inizio partirà con due tile estratte a caso dal sacchetto che io ho già estratto e partono qua due tile estratte a caso. Di queste due tile estratte a caso, di queste due, il giocatore ne dovrà scegliere una e rimettere l'altra nel sacchetto. Quindi questi sono bonus a inizio partita con cui il giocatore potrebbe partire fin da inizio partita.
Attenzione che per vedere cosa fa ogni singolo tile c'è il famoso menu da ristorante che spiega tutti ogni singolo tile. Ne sceglieremo uno a caso, adesso non sto qui a guardarli tutti, e rimetteremo dentro il sacchetto l'altro. Dopodiché distribuiamo quattro risorse, una per ogni tipo al giusto giocatore che le metterà nel suo magazzino. Il suo magazzino è questo qua, vedete? E quindi potrà mettere le risorse sopra il suo magazzino nei rispettivi spazi. Perfetto. Dopodiché gli viene dato 10 rais, una moneta da 10 rais, che è la moneta corrente del gioco. Ogni giocatore parte con 10 rais, poi appunto due clergy tile che abbiamo già fatto, uno starting plan, random starting plan, vengono distribuiti random questi tile qua, e rappresentano i piani per poter costruire gli edifici pubblici, un piano iniziale, ce ne sono quattro, ce ne sono uno per ognuno giocatore, sono quattro casuali. In questo caso mi è capitato un ingegnere verde, un architetto verde, e potrò costruire un progetto dell'architetto verde. Dopodiché, una volta che abbiamo distribuito questo, dobbiamo distribuire i favori reali. Allora, un favore reale casuale. Allora, i favori reali sono questi qua. Vedete, io l'ho già ordinati qua. Sono relativi ai tre nobili. I tre colori dei nobili sono questi qua. Sono i tre nobili. Per ogni nobile prendiamo tanti tile quanto è il numero dei giocatori. Li prendiamo e li mettiamo dentro il sacchetto delle macerie, la rubble, che per ora è vuoto. Li mettiamo nel sacchetto dei rubble, e ne prendiamo due casualmente, consegnandolo ai giocatori. Questo sarà il favore iniziale. Dopodiché si prendono i rimanenti e si posizionano sopra i rispettivi reali. Ok, quindi in questo caso ognuno avrà un favore verde. Esatto, perfetto. E questo sarà il favore iniziale con cui partono i vari giocatori. Questo fondamentalmente conclude la preparazione del giocatore. Il giocatore ora è sistemato, bisognerebbe determinare chi è il giocatore iniziale, e teoricamente il manuale vuole che sia l'ultimo giocatore che ha visitato la città di Lisbona. Fate come volete, tirate un dado, scegliete bim bum bam, quello che volete. Dopodiché c'è il setup del tabellone. Allora, setup del tabellone, diciamo che una delle prime cose da fare, come dicevo, è mettere i giocatori. Supponiamo che il primo sia il giallo, quindi il primo è il giallo e il secondo è il verde, quindi mettiamo, tutte e due partono dal punteggio di 5, 10 rais anche a lui, il favore. Poi un'altra cosa che vanno distribuite sono i luogotenenti all'interno della piazza. Allora, ogni giocatore posiziona un suo luogotenente nella piazza principale, del giocatore centrale, non importa dove, l'importante è che ci sia. In più, in due giocatori bisogna posizionare un colore random in ognuno dei nobili. Questo per simulare un po' di traffico tra i vari giocatori, insomma, perché se no si ostacolerebbero troppo poco. Ovviamente in due non è l'ideale giocare in due a questo gioco. Dopodiché si posizionano i token clericali. I token clericali vengono pescati a caso, se ne pescano 6 a caso, e vengono messi nella zona clericale sulle tessere scure, queste qua. 6 tessere clericali scoperte, i giocatori vedono quello che c'è, e poi si posiziona il vescovo sulla sua tessera iniziale, che è quella con la lettera qua. Ok? E questo è fatto il setup della chiesa. Quindi posizioniamo gli architetti verdi e blu a lato, ordinati in ordine crescente di difficoltà, dal 2 al 5. Li dividete in due gruppi. Quello verde e quello blu,
ognuna ha la sua icona, qui c'è quello blu e qui c'è quello verde. Dopodiché prendiamo i progetti, sono 16 progetti, li prendiamo tutti dalla parte del blu, Dopodiché li dividiamo in due gruppi uguali, sono 16, abbiamo detto, li dividiamo in 8, 3, 6, 8. Poi uno lo manteniamo come blu, l'altro lo giriamo, in modo che siano tutti verdi, e lo mettiamo qua, scusate, fuori, lo mettiamo qua, lo mettiamo fuori. Dopodiché si pescano i primi due progetti e li si mettono a disposizione qua. Ok? Quindi questo è il setup dei progetti per ricostruire la città. Copriamo il tabellone. Essendo in due giocatori, copriamo il tabellone con l'overlay che elimina una riga, se no avremo troppa libertà di movimento in due giocatori. Poi posizioniamo a random i tile del punteggio lungo queste caselle, li posizioniamo a caso e li mettiamo così, l'ultima è sempre fissa da 4. Non ho fatto la randomizzazione della città perché per ora non è importante. Mettiamo l'icona della banca sul 3. Mettiamo le risorse sul mercato posizionandole in base alla sua posizione indicata. Vedete che c'è indicato sotto la posizione per ogni risorsa. Sarebbero tondini normali. Sono invece personalizzati nella versione Kickstarter e Deluxe. Un'altra cosa che dobbiamo fare ora è mettere le tessere edificio iniziali qua, su queste qua. Queste saranno le tessere a disposizione. Ovviamente di fianco ci andrebbero la pila delle altre, ma le tengo ordinate nelle sue scatole che sono molto più intelligenti e fatte meglio, così non abbiamo componenti sparsi lungo la borda del tabellone. Vedete, mettiamo i 4 più quello piccolo e quelli lì saranno i vari edifici che si potranno costruire nelle varie zone della città. Ora facciamo il setup delle carte. Allora, setup delle carte, come avviene? Setup delle carte avviene in questo modo. Allora, prendiamo le carte blu, le mischiamo. Ne consegniamo 5 ad ogni giocatore. Ne consegniamo 5 casuali ad ogni giocatore, mettiamo il resto delle carte nella scatola. Non ci serviranno più per questa partita. Questa sarà la mano iniziale di carte che avrà il giocatore. Questa qui è la mano iniziale con cui comincia ogni giocatore. Mano di carte iniziale anche per il giocatore giallo, che ovviamente sarà nascosta, ognuno terrà nascosta. Dopodiché cosa succede? Si prende il mazzetto rosso, lo mischiamo, dopodiché lo posizioniamo sopra il tabellone, ordinandolo per i simboli rappresentati sul tabellone. Vedete, ogni tabellone, ogni spazio a un simbolo, dobbiamo raggruppare le carte, quindi dividere il mazzone in 4 mazzetti, ognuno da più o meno 5 carte, mi sembra 5 carte ognuno, rappresentate dal simbolo, casualmente. Dopodiché giriamo la prima carta di ogni mazzetto. Ecco fatto. Perfetto. Mettiamo il mazzo blu, viola e marrone fuori dal gioco perché attualmente non ci interessa. Prendiamo le due navi di partenza. Le due navi di partenza sono la nave blu e la nave rossa. Le altre due navi sono fuori bordo per ora. E si parte con la nave blu perché il primo mazzetto, i primi 5 anni sono appunto, la nave blu. Dopodiché si prendono le carte decreto, queste qui. E le mettete nella famosa board che viene data, sviluppata nella Kickstarter, che viene data ormai, come abbiamo capito, in tutte le edizioni. La mettete qua e girate tante carte fino a riempire
tutti gli spazi. L'ultima cosa che ci rimane da fare prima di cominciare il gioco, il setup è quasi completo, dovremo simulare il terremoto. Dobbiamo simulare il terremoto nella città di Lisboa. Allora, per simulare il terremoto cosa succede? Abbiamo svuotato il sacchetto dei Rubble dove erano presenti i favori reali, li abbiamo messi sopra, i due che mancano sono distribuiti ai giocatori, sono, casualmente sono venuti tutti e due i verdi, difficilmente verrà così. Ora mettiamo tutti i cubetti che rappresentano i vari Rubble divisi per pietre, fuoco e acqua all'interno del nostro sacchetto. Gli diamo una mischiata e dopodiché cosa succede? Simuliamo il terremoto. Allora, simuliamo il terremoto, la prima cosa da fare è riempiamo tutti gli spazi. Prima di tutto si procede mettendo casualmente per ogni spazio sotto le colonne, sotto le colonne, per ogni spazio presente mettiamo un rubble. Ok, abbiamo completato le colonne, adesso ovviamente completiamo le righe. Una volta completate le righe e le colonne, bisogna procedere a mettere i debris, cioè sui vari edifici pubblici. Ovviamente perché vengono identificati con colori diversi? Perché ognuno ha un valore diverso. Siccome io dovrò pagare, per cui prima di costruire un negozio devo tirare via i detriti, ovviamente. E per tirare via i detriti dovrò pagare. E quindi cosa faccio? A seconda del detrito presente avrò un costo diverso che dovrò applicare per poter liberare quel determinato detrito. Non mi serve più, lo mettiamo fuori dal gioco, nella scatola. I debris sono tutti qua. Nel setup normale ci sarebbero anche sei detriti casuali che andrebbero posizionati fuori dal tabellone, cioè in una zona qua tra i materiali disponibili, ma in due giocatori questo non si applica, quindi non succede. Vedete, ecco, adesso vi faccio vedere anche la parte in alto, vedete dove li ho messi? Così è come dovrà apparire, come è stato simulato il nostro terremoto nella città di Lisbona. Quindi adesso siamo ufficialmente pronti, perché il setup è pronto, abbiamo le carte in mano, siamo ufficialmente pronti per dare il via alla partita di Lisboa. E quindi siamo pronti per il regolamento di Lisboa. Mi raccomando, attenzione perché non sarà semplice.